Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: ricordate Emanuela Sempio del GF2? La chiamavamo Lalla. E oggi lavora al fianco di Maria De Filippi. Scopriamo cosa fa. Il 14 settembre 2000 è una data che ha segnato una svolta epocale nella televisione nostrana. Basato sul format olandese Big Brother, arriva in Italia il Grande Fratello. Vero esperimento sociale, ben lontano da ciò che vediamo oggi. Se la prima edizione ci ha regalato personaggi come l'indimenticabile Pietro Taricone, anche la seconda, in quanto a volti ancora oggi noti, non ha lesinato. Basti pensare allo stesso vincitore Flavio Montrucchio, oggi apprezzato volto televisivo, attore e conduttore. Sul podio subito dietro di lui Emanuela Sempio, da tutti conosciuta come Lalla. La ricordate? Capelli corti, sbarazzina, minuta e determinata ad arrivare fino alla fine nonostante ben 27 nomination. Oggi non la vediamo più davanti alle telecamere. Eppure non è scomparsa dalla televisione come pensiamo. Emanuela Sempio. Dal GF a Maria De Filippi. Emanuela Sempio ne ha fatta molta di strada da quella prima esperienza al Grande Fratello, quando da sconosciuta varca la Porta Rossa e ne esce seconda classificata. Qualche apparizione televisiva e poi più nulla. Ma solo qualche anno dopo, in un'intervista alla Provincia Pavese, confessa: diciamo che una mia dimensione adesso l'ho trovata. Ho un lavoro. Sto imparando e spero nel futuro di far sempre meglio. Mi è stata presentata un'occasione e io ho deciso di accettarla. Per il resto non ho nulla da dire sul Grande Fratello. A me ha cambiato la vita e in positivo. Ma non so dire di più. Il fatto è che il Grande Fratello è cambiato. E lo abbiamo ben visto quanto sia cambiato. Negli anni successivi tutti i NIP che hanno partecipato sono entrati già ben consapevoli di quello che sarebbe potuto scaturire da una simile esperienza. E il tutto ha perso completamente spontaneità. Ma di che lavoro parlava Lalla? Emanuela Sempio non è più davanti le telecamere ma dietro. Entrata nella corte di Maria De Filippi praticamente subito dopo la sua esperienza al GF, è oggi un'autrice televisiva della Fascino, la società della regina della TV che produce tutti i suoi programmi. Lalla figura tra gli autori e non solo. Un paio di anni fa è nata la 21 Co., una casa discografica di amici che vuole aiutare i ragazzi a costruire una carriera nella musica. E indovinate da chi è stata fondata? Da Emanuela Sempio, da Giordana Angi e Briga, ex allievi della scuola, e da Gabriele Costanzo, figlio di Maurizio e Maria. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video!